Benvenuti, buonasera, sono Sensei Maurizio Poli, le porte del dojo sono aperte. Avete notato l'inizio della sigla? Vedete le frasi che sono scritte, l'energia, lo spirito. Con energia e spirito siamo qua, ancora, nonostante i problemi, nonostante la situazione, nonostante siamo in zona rossa, Brescia oggi era deserta, trasmettiamo da Brescia, Well TV, canale 231, streaming www.welltv.eu, la novità è il canale Sky 810, ma partiamo con quello che è una frase abituale che abbiamo, che è e con quello che c'è e con quello che hai. Ora non è tempo per pensare a ciò che non hai, pensa a quello che puoi fare con quello che c'è. È una frase di Hemingway, mi sembrava giusta per questo periodo. E con quello che c'è e con quello che hai. È una frase che ho postato sulla mia pagina Facebook, è una frase che ho rubato, aperte e chiuse virgolette, perché mi è piaciuta tantissimo, dall'ospite che si collegherà tra poco, la dottoressa, psicologa e dottoressa in filosofia, Agnese Scappini, ma andiamo a presentare il trio, la triade, come viene detta in un gruppo chat segreto, eccola qua, la triade. Buonasera. Buonasera, buonasera Presidente, buonasera, che bella. Sensei Maurizio, buonasera, buonasera ai telespettatori. Che bella Presidente che è questa sera. Grazie caro. Potete notare che si è elevata ancora. Sono ritornata in alto. Con scarpe aggressive. Canale 810 su Sky, so che. Spettacolo, da oggi ci vedete in ogni posto, in ogni dove. Devo dire un'ultima cosa prima che facciamo il collegamento Presidente, e anche te so che... È una piccola cosa però ci tengo a dirla, perché eroi, qua alla mia sinistra, eroi come imprenditori perché la fatica di tenere aperta un'impresa, hanno l'altra attività, la palestra, sono qua, investono il loro denaro qui in TV, investono il loro tempo e loro ci credono da oltre più di un anno. Eroi come imprenditori, eroi come persone. Grazie. Grazie, maestro Maurizio, esagerato. No. Come la luna nel pozzo, no. L'occhio la vede, ma la mano non l'afferra. Siamo qui anche il 18 di gennaio alle ore 19:38. 38? Sì, 38? Quella. Rigorosa diretta su Well TV. Su Sky, ma che vuol dire? Sai che non ho capito, maestro Maurizio. Ci possiamo arrivare. Possiamo fare la battuta che hanno fermato 4, tanto per dire una cosa, in macchina. Collaboriamo con Sky, ma non avevamo scritto SKI, avevamo proprio scritto SKAI. Mamma mia. Con quel bouquet Sky 810, quindi ci vedono... Ovunque maestro, ovunque. Sul telefonino, tablet eccetera, sullo streaming, Sky dappertutto, digitale. Quindi non vogliamo sentire scuse. Non vogliamo sentire scuse, messaggi, siamo anche sulla pagina, adesso lo condividerò, sulla pagina della Bushido Palestre, siamo in diretta anche sulla pagina Bushido, adesso opero, adesso vado. Vediamo la regia, ringraziamo la regia se c'è la nostra ospite collegata. Eccola qua. Oh, buonasera dottoressa. Buonasera, è piacere, grazie. Sono molto grazie a lei. Qui non fisicamente. Qui. Va bene. Ci dispiace non averla qua fisicamente, ma risparmiamo sulla pizza dopo la TV. Eccoci. Ma siete fortunati stasera, avete due ricce. Ragazzi, state attenti. Poi, aiuto, poi la dottoressa... Io e il maestro Poli siamo preoccupati. Sono preoccupato che i miei capelli non diventano più ricci, dottoressa, non diventano più ricci. Lei trasmette da Perugia, vero? Perugia, io vi parlo da Perugia, sì. Che bello, che bello. Com'è la situazione a Perugia? Allora, noi siamo un po' un mondo sospeso, no? Perugia è talmente chiusa, l'Umbria è un pochino un mondo a parte, però la situazione è un pochino, secondo me, molto parallela alle altre. In realtà vedo persone spaventate in giro, la gente è molto spaventata, quello sì, e quindi c'è questo senso di insicurezza, insomma. Beh sì, oramai è tanto tempo, no? È quasi un anno che stiamo in questa condizione e uno stress così prolungato comincia a dare dei frutti, no? Nel comportamento anche. Posso chiederle una cosa alla dottoressa? Una sua breve presentazione, il suo curriculum. Lei è dottoressa? Allora, io sono una psicologa, nello specifico una psicologa del lavoro ed esperta in comunicazione, sono però anche dottoressa in storia e filosofia. Mi occupo di clinica, ovviamente, ai miei pazienti, eccetera, però faccio anche consulenza perché mi occupo di comunicazione sui social, faccio la consulenza per le aziende, per quanto riguarda appunto la comunicazione, non solo, perché la mia specializzazione ha a che fare un po' con il team building, il management, diciamo la performance personale, il miglioramento della performance anche personale, no? Sì. Sono un'ex sportiva, per cui sono felicissima di essere qui. Il mio ambito era la ginnastica artistica, sono stata un'agonista in quell'ambito, però la disciplina, diciamo che sono una divulgatrice della disciplina sportiva, questo è un fatto. È un'ambasciatrice, che non è poco, che non è poco. Sì, non è... Con lo stile di vita, con la sua personalità, con la sua personalità, col suo modo di fare, con la sua accoglienza, ha accolto il nostro invito senza... Così, guardando una puntata che le ho condiviso con lei, però io la seguivo da un po' sui social e apprezzo molto anche quelle piccole pillole che lei dà, di motivazionali, che ci sono, che danno uno spunto di riflessione sul qui ed ora, che è molto tipico delle arti marziali. Qui ed ora, vero Soche? Assolutamente sì, e ringraziando la dottoressa siamo onoratissimi di averla ospite e quindi la riempiremo di domande, speriamo di riuscire a esaudire almeno alcune delle richieste che ci hanno fatto, che sarebbe stata in collegamento con noi. Abbiamo la psiche e il corpo, il famoso detto mens sana in corpore sano, soprattutto in questo periodo in cui la psiche, che è molto vicina a quello che è il suo lavoro, è la sua... Certo. Che è in questo momento incrinata anche nelle persone più forti, anche chi sta parlando con lei. In questo momento condividevo con il mio socio, la mia Shian, in questo momento dopo un anno trovo difficoltà, comincio a avere anche io qualche piccola crepa nel pensare, nel riposo, nel dormire. Vado a camminare, faccio attività, non è la stessa cosa che essere in palestra nella socialità. Lo riscontra nei giovani, allora, nelle persone. Guardi, la cosa che mi viene in mente immediatamente così da dire è qualcosa che non tutti sono abituati a pensare, ma il nostro pensiero è strettamente connesso agli spazi. Sapete, uno dei consigli che si dà ad esempio alle persone con una neurodegenerazione cognitiva è quello di fare passeggiate cambiando spesso o ogni volta il percorso, perché questo permette la stimolazione di pensieri nuovi. E potete far caso anche voi nel vostro quotidiano. Mi scuserete, questa è un po' la cosa del remoto, ma c'ho un cagnolino, se lo chiudo fa anche peggio e ogni tanto abbaglierà un pochino. A questo proposito, lo spazio, appunto, dicevo, è collegato al nostro modo di pensare. Se noi passiamo, facciamo sempre lo stesso percorso, noteremo che nel passare in un certo punto ci viene in mente la stessa cosa che abbiamo pensato il giorno precedente, no? Immaginiamo quindi un anno di ristrettezze di spazi, cioè dove i nostri spazi sono stati limitati, dove la nostra libertà è stata limitata, quindi la nostra capacità anche di trovare nuove risorse di pensiero è stata limitata proprio perché siamo limitati nella procedura di pensiero, nella procedura nuova di pensiero. Se noi cambiamo stanza, ci sono degli studi che lo dimostrano, noi è come se entriamo anche in nuove stanze del nostro cervello. È molto affascinante, molto, no? Affascinante. Perché pensate un po' dove oggi i nostri spazi sono limitati, non solo lavoriamo e viviamo nello stesso spazio, no? Lavorando adesso da casa, quindi anche il lavoro ne viene limitato, ci alleniamo nello stesso spazio dove riposiamo, no? Fa un po' attrito. Fa un po' attrito. La cosa che sta dicendo lei è camminare meditando, la meditazione camminando. Io uso questo termine qua, medito camminando. Quindi, meditazione attiva. Affascinante quello che ha detto lei, entrare nella mia stanza, del mio giardino che ho nel mio cervello. Noi facciamo nella tecnica di rilassamento, portiamo le cinture nere a un livello superiore, il nostro soche ci porta nel nostro giardino segreto. per coltivare all'interno nostro il nostro giardino segreto. Abbiamo elaborato una tecnica segreta di arti marziali. Ma io lo dico ai miei pazienti, allora rivelo anche, no, io dico sempre ai miei pazienti di custodire il segreto. Noi tutti abbiamo il segreto, che è uno spazio segreto, è il nostro spazio più intimo, no? E è lì dove raccogliamo le nostre cose più private, ma dove anche raccogliamo l'energia per affrontare le cose. E quindi l'energia positiva che ci dà, rafforza anche di stare qui in questa situazione abbastanza particolare. Però io ho notato che in questo periodo personalmente anche faccio veramente fatica, dopo un anno faccio fatica anche a trovare la forza di meditare, perché non ne ho proprio più voglia, mi rendo conto di avere pochi stimoli. È proprio quel concetto che dicevo prima, la risorsa, no? Non ci ricarichiamo, non abbiamo modo di ricaricarci, e tra le varie cose una delle nostre fonti di ricarica è la relazione. Noi nell'interazione troviamo il nostro nutrimento principale, è qualcosa che si dice molto poco, ma la maggior parte delle malattie, delle patologie sia mentali ma anche fisiche, hanno come primo fattore protettivo la relazione. Io lo vedo perché mercoledì dovevamo andare a far shopping con le amiche, un gruppo di amiche che si trovano, e purtroppo abbiamo dovuto disdire questa cosa, e mi rendo conto che ci dà veramente fastidio. Capiamo che la situazione è critica, quindi ci adeguiamo a quello che ci viene detto, però ha ragione il maestro Maurizio, comincia a essere un po' pesante, sta pesando un pochino tutti. Cosa potremmo fare? Lei ha qualche dritta da darci? Allora, diciamo che la soluzione ognuno ce l'ha dentro di sé. Questo purtroppo è quello che dico, perché la mia soluzione non può essere per un'altra persona, no? Ad esempio, se sono una persona sportiva, cerco il modo di allenarmi in casa e trovo una soluzione. Un'altra persona che non ha fatto sport sicuramente non riesce a trovare questo escamotage. La cosa più importante è che, tornando proprio al fatto che la risorsa principale è la relazione, è approfittare e sfruttare quella nel dialogo, cioè parlarne con le persone più vicine, manifestare il disagio, con gli amici si trova il termine comune per poter affrontare. Oggi ad esempio mi ha chiamato una ragazza per chiedermi una consulenza perché sta pensando a un nuovo progetto di lavoro. Quale periodo migliore questo di incubazione, dove tanto siamo bloccati, meglio pensare a qualcosa di nuovo, no? Però dialogare in casa, ritrovare la relazione, quelle poche che abbiamo, che possiamo mantenere in questo periodo, no? Quelle più strette, ritrovarle, ridargli qualità. Io dico sempre questo, in questo anno magari abbiamo ritrovato il momento della cena o del pranzo insieme, forse, no? Stando più a casa. E ridare qualità a questi momenti di relazione che avevamo un po' perso, no? Nella vita frenetica che viviamo. Beh, un bel consiglio. Bel consiglio, sì, direi proprio di sì. Io mi sono preso un gatto nuovo, però. Io il cagnolino. Eccoci. Qualcosa di diverso, anche perché per noi è veramente brutto. Noi abbiamo un'attività che è attaccata alla palestra, quindi apri una porta e vai in palestra. E quindi io in palestra continuo a passare, perché nonostante tutto devo sistemare le carte, mettere a posto, e ogni volta che passo vedi questa palestra, mamma, deserta, è veramente una... Stringe il cuore. Sì, stringe veramente il cuore. Però tornando alle cose positive che ci sta dando lei, un messaggio positivo è utilizzare la respirazione delle arti marziali, utilizzare l'energia che ci prova. Anche se facciamo fatica. Voi potete essere mentori poi, no? Siete mentori, non so adesso in quale veste, immagino, però anche per i ragazzi, i ragazzi possono essere anche loro un ottimo spunto di risorsa, perché loro hanno molte idee. Essendo poi la classe in questo secondo me periodo più colpita, no? La parte più colpita, viene data veramente poca attenzione a questi ragazzi. Io ho seguito una ragazza che faceva, adesso non ricordo se jiu-jitsu, perché poi non le conosco benissimo, quindi mi scuserete, faccio fatica a ricordare il termine, però che mi dice il dispiacere immenso di non poter andare in palestra, di allenarsi da casa, che è terribile, no? Rispetto a quello che è il vivere la palestra. Però loro trovano tanti escamotage. E voi siete mentori, dicevo, perché le vostre sono discipline che hanno in sé una filosofia anche di vita, oltre che un agire, no? Un modo di agire. E quelle vanno sfruttate, anche perché oggi si sta molto tornando a un po' la logica orientale, di un approccio olistico alla vita. Il corpo quanto la mente funzionano per disciplina ed energia. La cosa importante che ha detto lei è il principio olistico delle arti marziali, il cerchio della vita. Io continuo a fare questo gesto in tutte le puntate, il nostro Soke ci parla sempre del cerchio della vita, il principio olistico c'è. Il simbolo del nostro libro, il cerchio, Yin e Yang, la notte e il giorno che si inseguono, vediamo la regia, mi dice metti a favore di camera, con questo cerchio che ci circonda, il giorno, la notte, cerchiamo di trarre da questi consigli che lei ci dà molto, molto... puliti, molto ben comprensibili, cose da tramandare, perché la mia preoccupazione maggiore, cara dottoressa, sarà la riapertura, come rimettere tutto a posto, specialmente con gli adolescenti. Noi abbiamo molti bambini e molti adolescenti fortunatamente nella nostra palestra, e il disagio dell'adolescente di fronte a questo cataclisma che ci è caduto tra capo e collo è evidente. Sarà difficile, penso, riportare dalla casa, da quella che è diventata la scatola protetta in palestra, gli adolescenti, i bambini. Lei che tratta per lavoro di queste cose ci riesce a dare un consiglio? Sarà così o sono io pessimista nei pensieri? No, non è pessimista, è realista, direi, no? Perché comunque è qualcosa che temiamo un po' tutti di fronte a ciò che è accaduto. Quello che posso dire, che dico sempre, è che i bambini, soprattutto i bambini, anche i ragazzi però, ci imitano e prendono spunto da noi per qualsiasi cosa e per affrontare le cose. Quindi la nostra tranquillità è la garanzia della loro. Questo è importante, soprattutto voi che siete appunto, avete un ruolo, no? Di figura guida. A maggior ragione la potete vestire con questa tranquillità. Se vedono tranquilli voi, lo diventano anche loro, e secondo me riprenderanno con tantissimo entusiasmo. Sicuramente non vedranno. Noi stiamo facendo lezione qua adesso, ci vedono su Sky, canale 810, streaming, rivedranno la puntata. Questa è una lezione formativa, piccole pillole di messaggio di positività. La negatività sì, lo sappiamo bene che c'è. Non viviamo su Marte, ma vogliamo dare ogni puntata, me lo dice sempre il mio presidente, Maurizio, voglio dare positività. Anche se il sorriso è amaro, Maurizio, diamo positività. Questo è il dono che noi facciamo con queste puntate qua. Quindi Maurizio, usa ciò che sei, usa ciò che hai, è un bel sorriso. Il sorriso ce l'abbiamo tutti, dobbiamo imparare. E mi sembra di capire, come diceva la dottoressa, i bambini, gli adolescenti, ci guardano, quindi l'esempio fondamentale. Noi le tecniche le spieghiamo centinaia di volte a sera, ma è l'occhio che vuole la parte. Dobbiamo dimostrare facendo che si può fare, che è facile, un po' di impegno, un po' di costanza, si può fare, ci si può riuscire. Un attimo di parentesi, dottoressa, devo fare una domanda al mio presidente che è qui, un secondo solo, approfitto, non la vedo mai, una domanda. Ma presidente, io... non si può far vedere qualche filmato di qualche tecnica di questo jiu-jitsu magari nelle prossime puntate? Sì, molto volentieri. Adesso sto... Dottoressa, io ho paura di questi due. No, sto preparando innanzitutto la storia della nostra associazione. Quindi sto raccogliendo, sono andata in archivio, ho recuperato una miriade di fotografie, filmati, e quindi questo sarà il mio prossimo impegno. Quindi preparare la storia della nostra associazione. La nostra associazione che poi è giovane, sì, una quarantina d'anni. Eccoci. Faremo una cosa, dottoressa, voglio chiedere questo piccolo consiglio da condividere con i miei capi che sono qua. Poi io non ho risposto, eh? Non ha risposto la Presidente. Hai letto la Presidente? Ci mette degli anni a rispondermi, forza! Datemi. Forza, forza Presidente. Adesso arrivo, eccoci qua, appena mi vedo parlo. Oltre a questo, appunto, ho recuperato tante tecniche che secondo me possono essere interessanti e magari le possiamo mandare in televisione e insieme le commentiamo, diamo dei suggerimenti come difendersi da determinate situazioni. Quindi sì, dalla prossima volta l'impegno sarà quello. Che ne dici, Maurizio? È una bellissima idea, anche Maestro, perché è il mio presidente, mio Scian, quindi cosa posso dire? Ma ormai non sale più sul tatami, scusami, è bellissimo. Non posso neanche vendicarmi. No, attenzione, attenzione. Qua siamo in palestra, maestra. Sì, qui siamo come se fossimo in palestra. E sei anche a portata di tiro. A portata. Quindi, mi sembra di capire che la maestra dice faremo una qualche tecnica in TV o la facciamo, la resistiamo e la prendiamo? No, recuperiamo delle tecniche che abbiamo fatto, poi dopo noi le spiegheremo insieme. Così come il nostro libro. Come il nostro libro, certo. Vogliamo spiegare alla dottoressa nostra ospite, questo è il nostro libro, è il libro del nostro programma tecnico, il mio Jiu-Jitsu, che contiene 250 tecniche che portano il lettore o l'allievo dalla cintura bianca sino alla cintura marrone. Che le faremo avere, dottoressa, assolutamente, con la firma del mio socio e del mio Scian, una dedica per lei. Anche perché ho sentito che con scioltezza ha parlato di Jiu-Jitsu, quindi lo conosce? Allora, guardi, devo dire, in paese abbiamo una realtà molto importante, è un paese piccolo ma raccoglie tanti ragazzi. Mio figlio l'ha fatto un anno. Ah, bene! Sì, l'ha fatto mia sorella, io ho una sorella down, quindi nel periodo dell'aggressività un pochino più... Certo. Corposa, è stato molto importante. Io ci credo molto in queste discipline perché hanno la capacità di veicolare l'energia, la disciplinano proprio, gli danno un'educazione. Poi oltre all'educazione, quindi all'energia, si dà un'educazione alla gestualità, agli spazi, che non sono cose scontate. Anche solo il rispetto dello spazio altrui è qualcosa di importantissimo che io cerco sempre di spiegare, perché c'è una conflittualità, a volte in famiglia si creano delle conflittualità non pensando al fatto che molta parte vengono dal non rispetto degli spazi, perché noi siamo animali alla base, no? Abbiamo la reattività dell'animale, quindi quando mi sento il mio spazio privato invaso, io mi posso sentire aggredita, no? Certo. E quindi posso avere una reazione. Poi viviamo in un vivere ovviamente civile, siamo persone civili, abbiamo un'educazione eccetera, però un'istintualità rimane e va rispettata, quindi educata. Quindi mi sembra di capire che lei le arti marziali in generale comunque le consiglierebbe. Sì. Perché abbiamo appena visto un articolo che gira su Facebook dove appunto raccontaci, Maurizio, che tu allora sei sì, c'è questo giornalista che ha scritto che sono una fucina di violenti vicino a un'ideologia un po' di estrema destra. Allora, le persone scrivono non conoscendo la realtà, non conoscendo cosa vuol dire il sacrificio, il rispetto, la disciplina, cosa vuol dire lo studio di se stessi, del proprio corpo, dei propri limiti. Quindi le persone scrivono. Ma poi si riferiva anche a quell'evento di quei 4 ragazzi, no? Sì. Penso che faccia riferimento a quell'episodio. Ecco, e lì è aperto. Allora, però io dico sempre anche questo, no? Riguarda un po' gli strumenti. Se io metto un coltello sopra il tavolo diventa pericoloso in base all'uso che ne faccio io, questo vale per tutto. Cioè lo strumento e la pericolosità dello strumento dipende da chi lo usa, non dallo strumento in sé. Lo diciamo sempre, questo aspetto qui del coltello lo diciamo sempre. Io posso tagliare pane e salame con lei, con i miei amici, tagliarmi un dito o ferire lei, o ferire me stesso. Quindi è lo strumento, anche in finanza. Non conosco lo strumento, mi faccio del male, parlo della mia professione. Il Bitcoin ne parlano tutti, ma se non lo conosci ti fai del male. La stessa cosa è nell'aspetto delle arti marziali, se non conosci lo strumento, la situazione, i cattivi maestri purtroppo... Ce ne sono qualcuno, pochissimi, perché abbiamo avuto ospiti, maestri da tutta Italia. Ovviamente non portiamo in trasmissione cattivi maestri, portiamo gente comunque che rispettiamo e che condivide con il nostro progetto, il nostro pensiero. ovviamente. Noi non ci dobbiamo arrabbiare o prendere a male. Lasciamo che questo scrittore scriva il suo punto di vista. Lui diceva appunto il nuovo metodo per diventare fascista è quello di iscriversi in una palestra di arti marziali. Molto probabilmente non si è mai avvicinato a una palestra di arti marziali seriamente, perché io ho degli amici che dicono anch'io ho fatto judo per quanto tempo, ho accompagnato mio figlio in palestra, quindi a fare judo. È vero, sono stato in palestra, qualcosa ho visto. Quindi solo cose positive. Solo cose positive. Solo cose positive. Io posso parlare... Io ho anche un caro amico, ex pugile professionista, e il rispetto e l'educazione l'ho presa molto da lui, di come funziona ad esempio la capacità di dosare la forza e di capire la propria forza e di capire chi si ha davanti. È importantissimo. Grande, grande questa spiegazione. Questa è veramente... Sì. Volevamo chiederle, professoressa, se... Una volta abbiamo fatto un esperimento, io e il mio socio, in radio, avevamo fatto in radio una trasmissione e facevamo le tecniche di respirazione in radio, quindi guidavamo con la voce le persone con la tecnica di rilassamento. Noi partiamo dalla testa e andiamo verso i piedi, stile orientale, non è il metodo occidentale che parte dai piedi, e viene verso la testa, come lei insegnerà in questo aspetto qua. Però... lei pensa che magari un 5 minuti di allenamento possa essere un regalo che possiamo fare a chi ci ascolta per accompagnarli verso il giardino segreto, verso il proprio fiume, verso il proprio albero preferito, verso il suo prato di fiori profumati? Può essere una... Ma sì, ma oggi io vedo questo, lei mi ha conosciuto su LinkedIn e osservo questo... Le persone hanno un gran bisogno oggi di spunti, no? Vi faccio questo esempio. Io pubblico dei test, test proprio visivi, poi di lettura della personalità sulla base di ciò che è stato notato in questi test. Mi commenta, mi scrive in privato una persona chiedendomi quanto fossero attinenti questi test, no? Nella lettura della personalità. E io ho risposto semplicemente dicendo, ovviamente è una lettura molto generale, però fanno una cosa molto bella, quella di far concentrare le persone su se stesse, perché noi veniamo da un decennio, ventennio, ma decennio più intensamente, di essere portati fuori da noi. La nostra vita è un portarci fuori, dobbiamo acquistare, siamo chiamati a andare di qua, di là, eccetera. Non abbiamo momenti per entrare in noi. Quindi tutto ciò che porta a questo, secondo me, io lo approvo in pieno, anzi, lo sponsorizzo. Quindi possiamo introdurlo nelle prossime puntate, un piccolo 10 minuti di aiutare anche le persone che sono a casa, un piccolo manuale di sopravvivenza, in caso di emergenza rompere il vetro, e trovare la tua energia positiva che c'è dentro di te, 10 minuti la sera prima di andare a dormire per tranquillizzare la mente e aiutare il corpo a togliere le scorie negative che ci sono date dai social, dalle tv, da quello che il nostro vediamo. Dalla paura. Togliere queste scorie. Oggi viviamo nella paura. Sì, sì. No? E la paura ha una... Se anche è un'emozione importantissima, però ci squilibra molto. Quindi possiamo qua, nel nostro piccolo, seminare questo piccolo semino di positività, cominciare a metterlo nel nostro orticello. Anche perché la paura ci sta comunque accompagnando per tanto tempo. Da tanto tempo. Quindi non sappiamo proprio un po' come convivere con lei, onestamente. Quindi diventa un pochino pesante per quello. Ma ho visto che è arrivato un messaggio e ci chiedono, ma quanto, non me lo ricordo più. Adesso vado a recuperarlo. Prendo tempo, respiro, eccola qua, eccolo qua. Prego. Aspetta che, secondo lei, quanto è stato grave chiudere le palestre? Allora, posso fare una misura perché servirebbe una statistica, no? Io credo sia grave tutto ciò che hanno perso i ragazzi, quindi la socialità. Non si può dire quanto è grave aver chiuso le palestre, perché si dovrebbe fare una valutazione su è stato favorevole chiuderle, cioè ha ridotto realmente il contagio, cioè bisognerebbe fare una valutazione un po' così, che non mi sento di fare perché non ho i dati e non voglio essere imprecisa. Quello che posso dire è che è una mancanza tanto grave per i ragazzi, tanto, perché le palestre sono veramente uno spazio salvifico per loro, no? È un posto protetto ma nello stesso momento esposto. No? Diciamo è quel mezzo che porta il ragazzo alla socialità e lo educa alla socialità, perché in palestra si impara il sacrificio, si impara l'educazione e in una maniera meno, se vogliamo dire, coatta della scuola, no? Perché la scuola ha una rigidità dovuta all'istruzione, ma forse è più completa perché prende anche tutta la parte corporea. Noi non valutiamo mai che siamo fatti di corpo, no? Oggi siamo tanto presi dalla mente, ma l'energia la produciamo lì e l'educazione del corpo è qualcosa di fondamentale in dei ragazzi che hanno un'energia esplosiva in quella fase di vita. Ma anche noi che non siamo poi così giovani, specialmente questi due, comunque sia, certo, che non hanno questa energia così esplosiva, okay, insomma si trovano in difficoltà a non frequentare le palestre, sta diventando veramente una cosa... Coordinatore ci è andato dal vecchio. No, maestro, sì, è stata no, la dottoressa ci ha detto che siamo diversamente giovani. Hai detto, ma cosa ci fate alla bella ricciolina con queste due persone qui un po' anziane? Va bene, ti accompagniamo, andiamo oltre questo passaggio qui, andiamo oltre, però l'aspetto che mi fa riflettere, dottoressa, è l'aspetto che ha sottolineato lei. In palestra i giovani, i ragazzi imparano anche rispetto per la donna, perché ci sono donne che fanno arti marziali e magari trovi una donna che è più alta in grado di te dal punto di vista del percorso, della via, e quindi ti trovi anche a dover confrontarti con questo aspetto qui, oppure educazione anche per me che credo di sapere perché sono quarto dan, penso di essere chissà che cosa e devo insegnare a moderare la mia forza con la persona che mi trovo che è appena arrivata, quindi l'accoglienza della persona e quindi formazione anche per me stesso. Questo è l'aspetto che ci manca tanto. È la simulazione del reale. Non l'ho capito. No? In palestra c'è una simulazione del reale, cioè si simula, si apprende ciò che poi si può applicare nella realtà e quella è la cosa meravigliosa, no? Nel vostro poi, nella vostra questa è bellissima. A me è capitato anni fa di avere un corso con parecchi diciamo, dai giovani e non più giovani, e mi è capitato appunto di confrontarmi con questo professionista di altissimo livello che chiaramente doveva stare alle regole imposte dal dojo, dalla palestra e anche da me. E ci siamo un pochino scontrati un paio di volte, addirittura durante un esame, cioè non gli ho fatto fare un esame perché secondo me non era preparato. Si è sentito veramente, come dire, a disagio per questa cosa, offeso per questa mia scelta. Però devo dire che dopo 6 mesi che l'abbiamo chiaramente portato all'esame, lui ha avuto modo di esprimersi nel migliore dei modi, dopo un po' di tempo ha capito e in effetti si è reso conto che non è essere donna, non essere donna, o essere un professionista o un operaio, un'impiegata. Quando sei sul tatami siamo veramente tutti uguali, e impari ad apprezzare la persona per quello che riesce, che ti dà in quel momento. In effetti poi ne abbiamo parlato spesso, lui mi dice sì, io ci sono rimasto malissimo, però mi rendo conto di aver sbagliato, perché in quel momento tu comunque donna più giovane, però di un grado decisamente diverso, perché la mia esperienza in quel momento, confronto nella sua, nell'arte marziale era molto più elevata, comunque sia io ho preso una decisione che alla fine ha compreso e ha rispettato, quindi è giusto, capisco e condivido questo pensiero. All'interno di un'arte marziale, all'interno di una palestra ci sono ruoli che vanno al di là dell'essere donna, giovane, meno giovane, professionista e una persona. Basta, adesso sono stufa, non parlo più. Parlate un po' voi. No, il rispetto dell'autorità. Lei la stimola. Come vede, la trasmissione è molto autogestita, è molto sugli umori del Presidente. Il Presidente si incazza e così e ci mette da parte. Giusto, basta, è finito, basta, giocate voi con le... Giocatelo in gioco. Adesso non parlo più. Ma può capitare che il lunedì prossimo metta altri due. Sì. Ah, non ci siamo lunedì prossimo, io non ci sono perché sono tagliato fuori. No, sicuro. Siete fortunati che con questa storia qui delle limitazioni devo per forza avere voi due. Certo. Se no vi avrei cambiato anche Lorenzo, dice hai ragione. Vado sulla rivista Samurai, che tutti i mesi è in edicola da 45 anni, e chiedo al nostro maestro GSB. Cosa ne pensi? Si dedica una pagina a come difendersi dal Presidente. In questo caso dalla Presidente. Ma salutiamo GSB e tutti gli amici del Ciao GSB, Daniele, tutti quelli che ci seguono. Una domanda per la nostra ospite. Ma in questo momento qui le famiglie che vivono questo disagio di irrequietezza dei ragazzi, perché sono irrequieti, non riescono a trovare... L'altra puntata abbiamo fatto vedere le risse scatenate dai giovani in varie città che si sono affrontati con mazze, catene, bottiglie rotte, spranghe. Ragazzi dai 13 ai 15 anni, non per futili motivi, si danno appuntamento sui social e c'è questo scontro di energie. La famiglia può rivolgersi a lei? Qual è il campanello d'allarme per dire... Non ho vergogna di andare dallo psicologo, non ho vergogna perché lo psicologo è mio amico, oltre il discorso del perché, qual è il segnale che può portarla da lei? Allora, il segnale, innanzitutto quando non c'è dialogo, quando non si trova più una via di comunicazione con il proprio ragazzo, perché il dialogo salva sempre. È vero che nella fase adolescenziale diventa un po' difficile, no? Loro assumono un nuovo registro di comunicazione che ce li fa sembrare degli sconosciuti. Dici, i genitori dicono mi scrivono, non è più mio figlio questo, ma è fisiologico, loro stanno cercando una propria identità, la devono costruire rifiutando il genitore in un certo senso, no? Quando però, perché poi il genitore alla fine lo conosce, cioè la natura, il segreto del ragazzo lo conosce, quando vede di non riuscire proprio a trovare un canale comunicativo, allora comincia a essere un campanellino d'allarme, cioè quando il ragazzo non è più accessibile per niente, perché se è anche molto energico, molto rivoluzionario, ha sempre quel lato di fragilità che lo fa essere il nostro bambino, che lo fa cercare, no? Un po' il genitore e il rifugio. Quando diventa inaccessibile, allora un pochino bisogna starci attenti. Io poi quello che dico sempre, un po' per cercare di dare una visione della psicologa o dello psicologo non come, oddio, il curatore del matto. Esatto. No? Io dico sempre, forse anche per la mia formazione, essendo psicologa del lavoro, sono più una promotrice della salute che una curatrice del malessere. Possiamo sempre, o abbiamo sempre bisogno di una guida per trovare la nostra strada migliore, no? E lo psicologo a volte può fare questo, può farci vedere il lato migliore di noi o farci trovare la strada migliore per raggiungere un nuovo obiettivo. Ha tante sfaccettature che possiamo essere sfruttati in diverse maniere. Ecco, la cosa importante anche per quello che diceva lei all'inizio, lo porta avanti il mio che è anche il discorso del team building, cioè con le arti marziali il team building fatto della conoscenza, una stessa azienda, il capo, il vice, non li avvicino mai. Nel toccare le persone, nell'energia, maestro, succede anche da noi spesso che ci sono queste situazioni? Ma succede sì, succede tutti i giorni, tutti i giorni. Noi dobbiamo portare attenzione, prenderci cura di noi stessi, cercare di crescere continuamente e cercare di sbagliare meno. Sbagliare tutti i giorni invece aiuta a crescere, ma con errori diversi. Credo proprio sia questo il segreto. È la stessa cosa che ha detto prima la psicologa, maestra, ha detto camminare facendo un'altra via, perché stimola i nostri neuroni. Io ne ho uno solo, che è anche nella parte oscura della mia luna, perché ho una luna dentro qui, e nella parte oscura, anzi ne ho due, uno che cerca l'altro, dove sei, e l'altro l'ha nascosto, e tutta la vita è così. Comunque, lasciando perdere i personalismi dei miei neuroni, quindi cambiare la persona. Quindi... Ah, hai detto che devo cambiare il marito, eh? Cambiare la persona. Scandalo, adesso aspetti, la titolo subito, questa qui la devo twittare subito, scandalo in palestra, c'è un divorzio in atto e io sono qua, quando dicono non mettere il dito tra moglie e marito, io sono quello morto, capito? Se non mi vede sono quello morto. Beh, io lo metto, allora io ho questa facoltà, questo superpotere, facendo terapia di coppia, spesso metto il dito fra moglie e marito. Ah, che terapia di coppia! Quindi è preparatissima, dottoressa, è preparatissima. In questo momento qui avrà lavoro perché... questo potere. Hanno detto che i dati sono il 60% da marzo dell'anno scorso ad adesso, una coppia su tre c'è la separazione in questo momento. La convivenza forzata ha fatto emergere anche queste situazioni. È portato all'estremo. Noi non siamo animali fatti per una convivenza forzata, siamo animali sociali, ma il nostro DNA si è costruito su un vivere nomade. Quindi a proposito anche dell'attività fisica che dicevamo prima, che abbiamo bisogno di farla perché il nostro DNA si è strutturato per camminare circa 30 km al giorno in teoria. Passare da un DNA che si è costruito così, si è evoluto così e ci salvava, no? Perché noi ci salvavamo con questa metodologia, allo stop completo, immaginiamo il nostro corpo ciò che percepisce. Lo stesso per l'interazione. Perché noi viviamo il sociale ma con spazi ben definiti, non è un caso che c'è anche uno studio degli spazi, no? Nell'interazione è ben preciso, lo spazio privato, uno spazio sociale, eccetera. Quando questo viene annullato, una convivenza forzata non ci permette più neanche di sfogare la nostra personalità. Anche perché, vede, molti maestri... Ha ragione, molti maestri stanno facendo video lezioni anche di arti marziali, ma non è la stessa cosa, anche perché lo spazio, il contatto, il peso diverso, la persona diversa, il conoscere l'altro, il diverso, la possibilità di poter interagire con le persone fa la differenza. Assolutamente. Il metodo di insegnamento di Xi'an è diverso di Sok, è diverso dal mio, sempre con le stesse regole. Sempre con la stessa metodologia, ma trasmettiamo in maniera diversa. Ne condivide? Ma l'altro, allora, l'altro è un limite, nel senso più bello del termine, no? Ti argina. Perché oggi questi ragazzi non hanno più una capacità anche di relazione? Perché il virtuale ci porta diciamo, a un'espansione dell'io infinita. Non c'è nessuno che ci blocca. Quindi che mi dà, e il confine, se noi pensiamo, è la cosa che salva, no? Da sempre, perché ci permette il vivere civile, cioè sapere che fino a lì posso arrivare, non oltre, è ciò che mi permette di vivere bene con te. Quindi anche nel contatto, in uno sport come il vostro, il peso dell'altro è il limite, mi fa conoscere la mia forza, la mia capacità, e mi permette anche di affrontare poi la realtà che sto vivendo, quindi il conflitto nel caso di uno scontro. Ma l'abilità del nostro Sok è, lo dico sempre, negli stage, quelle cinture nere e marroni, terzo livello, quando ci sono 40-50 cinture nere, è la capacità di non mai fare lo stesso esercizio, mai sempre la stessa persona, mai l'imprevisto, l'imprevedibilità. Il cervello è abituato a fare questo ritmo, questa cosa qua, perché se non c'è questo, il lavoro dei miei mattoncini, del mio neurone non progredisce. L'aspetto psicologico c'è, perché è un allenamento anche della mia mente. Cosa dice dottoressa? Certo, ma poi per il nostro sistema anche un'altra caratteristica importante, la staticità è sintomo di malattia. Cioè, noi abbiamo un cosiddetto arousal, che è il nostro sistema di attivazione personale. Cioè, noi funzioniamo, apprendiamo, riusciamo a stare attenti quando abbiamo un arousal che ha un'attivazione media. E l'arousal, l'attivazione massima è, diciamo, la... come possiamo dire, l'attivazione, l'eccentricità, la disattivazione è lo stato comatoso. Nella zona di mezzo noi funzioniamo al meglio, quindi dobbiamo avere questo stato di attivazione. Il nostro corpo, così come il nostro sistema cognitivo, quando vede che questo sistema di attivazione diminuisce, quindi verso lo stato dormiente, sì, lo associa alla malattia. Infatti le nostre malattie, no? Noi quando siamo malati ci blocchiamo, perché il nostro corpo, no, deve guarire, ha tutto un procedimento, però se stiamo fermi il nostro corpo sa che non stiamo bene. Quindi noi viviamo nel movimento. Il movimento influisce sul mio sistema immunitario e sulla mia psiche. Certo, è medicina, certo. Il movimento. Io mi spingo un po' all'estremo, lo so che mi sto spingendo oltre, ma il movimento aiuta. È un approccio olistico, poi la vostra disciplina porta con sé la cultura da cui proviene, no? Quindi quella orientale. Ma oggi sempre di più le cose, anche noi psicologi, guardiamo anche all'Oriente. Io sono sempre molto olistica in generale, cioè non escludo mai le cose. La mia prima formazione è filosofica, quindi in realtà cerco sempre di avere una visione più ampia possibile. Ma noi viviamo nel movimento, produciamo nel movimento, la fissità è fine, è infiammazione, tra l'altro. Infiammazione. Questo ci insegna l'arte marziale, rigidità e debolezza, flessibilità e energia. Quando sono molto flessibile sono vivo, quando sono rigido, ragazzi, sono lì vicino alla fine delle mie esperienze terrene. Quindi continuiamo a fare tesoro di queste cose che forse avevamo messo in alcuni cassetti chiusi a chiave. Qualcosa ci ha insegnato pure questo Covid, che quello che stavamo facendo ci aiutava a stare bene. Quante telefonate ricevi, Presidente, in segreteria di giovani e meno giovani, specialmente in questo caso i meno giovani. Stavo bene, mi è tornato il mal di cervicale, stavo così bene quando facevo le cadute, adesso ho mal di schiena, i polsi, non riesco a lavorare bene, stavo così bene. E grazie dottoressa che l'hai espresso in modo chiaro. E questo, siamo abituati a muoverci perché ci vogliamo bene e cerchiamo di stare bene. Ci hanno tolto la possibilità di farlo, speriamo che a breve ci ridiano questo permesso di riaprire le nostre palestre, ma non solo, ragazzi, i cinema, i teatri, i ristoranti, le scuole. Ragazzi, i nostri giovani hanno bisogno di stare insieme ai giovani, socializzare. Io ricordo sempre un vecchio maestro piacentino, Vincenzo Penna, che diceva: un mio amico ha un nipotino sempre in casa, loro erano i nonni con il nipotino conosceva tutti i prezzi del prosciutto, del pane, del latte, della mortadella, e non sapeva giocare con i coetanei. E ti credo, l'hai messo con due vecchietti, i giovani devono stare con i giovani. Infatti la nostra Presidente ce lo insegna, aveva 3 gatte in casa, una giovane, media e un'anziana. Ha preso un gattino piccolo perché doveva far giocare. Quindi mi stai dicendo che lunedì prossimo non ci siamo, ci saranno 2 giovani. Ci saranno 2 giovani qua. Ci stai dicendo che siamo stati insegati. Mi hai dato un'idea però, sì, non siamo due bei giovani baldi, Però, dottoressa, devo confermare anche l'aspetto che hai ripetuto più volte, l'approccio olistico, quello che ripete spesso lei, è stato clonato anche nell'aspetto della finanza. Pensi adesso in finanza, nella gestione dei risparmi, nella gestione delle persone, c'è l'approccio olistico alla persona. Quindi è abusato a volte è abusato il termine, però l'approccio olistico alla persona viene fatto nelle arti marziali, perché parti da che non hai neanche la cintura bianca e arrivi a fare i corsi col mio socket dello studio dell'energia. Pensi che percorso, non solo il pugno, la spada, il coltello, la difesa, che insegna i corsi di difesa personale femminile, il nostro Xian, ma lo studio della tua energia, della tua mente, per trovarne beneficio. Quello che sta dicendo lui è quello. Parliamo di energie, ma io credo che la Presidente metterà in quel purpurri di immagini e filmati che racconteranno della nostra storia la nostra collaborazione con i centri bresciani di diversamente abili, dove lì non ci mettiamo molta fisicità ma tanta energia. Tanta Arrivato da Facebook, eccolo qua, Patrizia dice: quanto è vero, grazie mille per questa testimonianza, parla di lei professoressa, il ristagno genera malattia, dice. Sì. Questo della Patrizia ci dice questo su Facebook. Beh, la depressione che è l'esempio più manifesto, è uno stato di infiammazione totale dell'organismo. Bello, e infatti è bloccato, l'organismo è fermo. Quando uno si sente in gabbia, quando uno è bloccato dal punto di vista anche nelle situazioni di lavoro, di rapporto con l'altra persona, in coppia, quando si sente bloccato, il corpo reagisce con l'infiammazione. Produce stati infiammatori. Il corpo bussa e dice: cosa stai facendo? Guarda che qui è questo il campanello all'allarme più potente. Abbiamo degli esempi, personali, abbiamo degli esempi in palestra. La situazione dell'infiammazione del sottoscritto che c'è stata, non è un segreto, lo posso dire tanto dal punto di vista artrite reumatoide. Da quando sono tornato in famiglia rivedo i miei professori una volta all'anno, quindi il discorso dell'arte marziale che mi ha dato questa possibilità qui di tornare in famiglia da 5 anni ormai, l'aspetto dell'infiammazione è andato scemando. Certo l'alimentazione, certo il cibo, tutto l'approccio olistico, ecco cosa vuol dire, la mente, il cibo, le relazioni non tossiche, tutto questo è approccio olistico, vero professoressa? Esatto, la dimensione, noi siamo abituati per tradizione occidentale per tanti anni a dividere, no? Mente e corpo, spirito e materia, diciamo come vogliamo, e a valutare o analizzare o l'uno o l'altro, quando invece funzionano esattamente alla stessa maniera. Il cervello è come un muscolo, un pensiero se protratto si rafforza esattamente come si rafforza un muscolo e si indeboliscono gli altri pensieri. L'avremo ospite ancora per parlare di visualizzazione, l'avremo ospite per parlare... È un peccato, è già finita allora. È già finita la puntata, è volata con lei. Dobbiamo chiudere ringraziandola innanzitutto, l'avremo ospite, la inviterò ancora se sarà possibile, per parlare di visualizzazioni mentali. Chiudiamo con la frase che ci interessa. Appena abbattiamo le barriere Covid, la inviteremo personalmente perché... L'ho già fatto? Bravissimo. L'ho già fatto? Con piacere. L'ho già fatto? Con piacere. L'ho già fatto. Grazie. Le dedichiamo questa piccola frase che dice: non studio le arti marziali per sconfiggere gli altri, io lo faccio per addomesticare il mio drago. Il nostro simbolo è un drago alla tigre, lo ripeto, non studio le arti marziali per sconfiggere gli altri, io lo faccio per addomesticare il mio drago. E una buona serata a tutti. A presto, buona serata, grazie.